confronto le proposte di decine di banche. Per un calcolo personalizzato si indicano età della richiedente, professione, entità del finanziamento. La banca che può accettare o respingere la richiesta di mutuo risponderà in pochi giorni. Come per il mutuo tradizionale, il finanziamento avviene al momento del rogito e c'è sempre il passaggio dal notaio. Aperta la pratica, ho un numero di telefono di riferimento con un operatore che mi segue e mi ha dato tutte le informazioni per procedere con la pratica e qualsiasi documento viene spedito o tramite fax o tramite mail. La cosa fondamentale è fare una comparazione, vedere più istituti l'offerta che fanno sui mutui. E questa è una questione che può far risparmiare veramente tanti soldi. E la seconda questione è cominciare da parte dei cittadini a contrattare non solamente il costo complessivo del mutuo, ma anche il tasso di interesse. Sembra a molti che non si possa fare nulla, invece no, contrattare